Ciao a tutti cagnacci, benvenuti in un nuovo video e vi voglio parlare dei commentatori sfigati di YouTube. Chi sono i commentatori sfigati di YouTube? Ve lo dirò subito, ma lasciatemi fare un incipit che durerà pochi secondi. All'inizio YouTube aveva un genere che andava fortissimo ed era la recensione, perché sull'onda di importanti recensori che sono sull'onda del successo anche oggi, molti credettero che fosse sufficiente, all'inizio andava comicità e recensioni, credevano che fosse sufficiente semplicemente aprire la webcam, cosa semplice, parlare del proprio CD, del proprio film visto, dare le proprie opinioni, chiamarlo recensione, che in automatico fosse interessante e fosse una cosa fatta bene. Non era così allora, non è così oggi. Seconda generazione di nuovi YouTuber hanno fatto andare di moda il gameplay. Qualunque ragazzino, al giorno d'oggi, si accende il computer, sa registrarsi mentre gioca e parla sopra mentre gioca, credendo che questo potesse essere interessante. Non è così. Ma arriva la terza generazione di YouTuber, questi nuovi nati, questa nuova moda. Qual è la nuova della terza generazione di YouTube? Parlare di YouTube. Attenzione! È una moda che mi vanto di aver lanciato io, e soprattutto il mio maestro Roberto Bonetti. Io, degno successore della scuola di Okunetti, sono qui oggi a portare avanti la tradizione, ma il maestro è il capostipite. Ora, Bonetti, che si è concentrato su un format più serio, più preciso, più professionale, ha lasciato le redini al suo umile allievo. Umile il cazzo, sono il grandissimo! Però il maestro è inarrivabile. Ma dirò una cosa. Non è che io sono diventato immenso e grandissimo, super famoso e nonché uno dei vlogger più importanti di tutta YouTube Italia, semplicemente perché così ho parlato di YouTube. No, io, come mi ha insegnato il maestro, ho approfondito, conosco i personaggi, conosco le dinamiche, do dei miei punti di vista che non sono punti di vista che chiunque può dare sulle questioni di YouTube, sui personaggi di YouTube, e quindi è vero che io, parlando di uno youtuber, vado a cercare il suo pubblico, ma il suo pubblico quando arriva da me non trova io che faccio i versetti e faccio è stupido, è brutto, è così che do giudizi a cazzo su quello che fa. No, trova delle opinioni che mi danno credibilità. La gente riconosce in me una persona credibile quando dà la sua opinione, perché mi ritiene forse oggettivo, sa che non sono spinto da assi nei confronti di nessuno, che non faccio un video per commentare i contenuti dei video, cioè non è che dico sono belli, brutti, simpatico, antipatico, non è questo che dico nei video, questo lo posso dire dietro le quinte a chi mi contatta su Facebook, ma non mi occupo di questo in video magari commento una cosa che può riguardare tutta la piattaforma di YouTube o che può riguardare, mi può dare lo spunto per parlare di cose che vanno anche all'esterno. L'esempio è quello del video di Zeb, dove parlava degli omosessuali. Io i video di Zeb non li commento mai, però quando parlo di un videogioco meno, perché non mi interessa. Ho criticato quel video perché aveva un linguaggio che poteva far intendere delle cose veramente pericolose anche fuori da YouTube, no? E anche YouTube. Quindi ho parlato di quel video, ho preso uno YouTuber per parlare di una tematica. Questo è il mio marketing, cercare un personaggio quando fa qualcosa per parlare di una tematica più grande. Ovviamente, come ho detto, le mie opinioni non sono quelle di uno qualunque, sono le opinioni del grandissimo Dell'Imello. E sono giustamente interessanti e interessano, e questo si vede grazie a voi che comunque mi fate sentire, io lo sento, il vostro affetto da cagnacci. Ovviamente facendo così ti crea anche un sacco di hater, sapete bene voi quanto io voglio bene agli hater, uno di loro vale 3 fan, non si perdono un tuo video, ti lasciano un commento sotto ogni tuo video, il pollice in basso lo mettono, manco, non se lo scordano mai, quindi loro valgono 3 fan. Ecco, vedendo il successo, grandissimo successo mio, perché sono diventato uno appunto dei più importanti vlogger di YouTube Italia, e quello di Roberto Bonetti, molti si sono lanciati in questa terra inesplorata, credendo, come per le altre due categorie del passato, che fosse sufficiente prendere la webcam e dire è successo questo, è successo quell'altro. No, sono nati una serie di youtuber che non ritengo sfigati, semplicemente che non hanno capito che quello che fanno non è interessante, ma si può arrivare a capirlo e si può cambiare, perché no? Perché ad esempio dicono un'opinione già detta da qualcun altro, ripetono a pappardella quello che hanno detto magari altri 3 youtuber, no? Fanno semplicemente una cronaca di quello che è successo, cosa che puoi fare se sei qualcuno che poi sa dare un'opinione interessante, dire semplicemente è successo questo e quest'altro, è una cosa che non interessa la gente. E quindi si è aperta questa frontiera di parlare di YouTube.
Ma sono arrivati insieme a queste bravissime persone, bravi ragazzi che provano a parlare di dinamiche YouTube perché sono interessati realmente, perché gli piace. Forse non cercano neanche il grande pubblico, vogliono cercare semplicemente qualcuno con cui comunicare questo loro interesse, perché YouTuber è giusto che sia un interesse, YouTuber che ci sono sopra sono un interesse. Arrivano i commentatori sfigati di YouTube. Chi sono? Sono quelli che non conoscono i personaggi, non conoscono le dinamiche, provano solo antipatie personali verso altri YouTuber e cercano le scuse per poterli attaccare. Vi faccio un esempio. Ho scoperto da poco, perché ragazzi voi non lo sapete, ma essendo io il grandissimo dell'imello, ho migliaia di fan e haters in tutto il mondo che vogliono vedere mi chiedono cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di quest'altro. Guarda, tu mi stai sul cazzo, però che cosa ne pensi di questo? Mi è arrivato un video di un certo Mario Circello che ha fatto una live di 3 ore con un certo Klaus Haber dicendomi che hanno parlato lì per tanto tempo di Bonetti e di me. Ora, io non ho potuto vedere tutta la live perché durava 3 ore, però ho, diciamo, saltellato dentro i primi 56 minuti e poi, su suggerimento del ragazzo che me l'aveva mandato, mi ha detto: guarda questa parte qua. Su 3 ore, a meno che io non abbia preso esattamente i pezzi, hanno parlato 1 ora e mezza di Roberto Bonetti. Io non ho preso il pezzo dove hanno parlato di me. Forse non ne hanno parlato, non lo so, forse il ragazzo mi voleva spingere a vedere perché ovviamente quando si parla di me sono più interessato. Per 1 ora e mezza questi youtuber hanno parlato di Bonetti. E cosa dicevano questi due youtuber? E sono entrambi l'esempio dello youtuber sfigato di YouTube. Perché? Ovviamente se non vogliono fare gli youtubers, va tutto bene, non sono youtubers sfigati di YouTube, sono persone che danno pareri errati. Ma se punto. Allora, ripeto, quando io e Roberto Bonetti parlavamo di qualcuno per cannibalizzare il suo pubblico, lo facevamo con l'idea che non ci spingesse antipatia personale, ma semplicemente la voglia e soprattutto l'esigenza di comunicare qualcos'altro oltre il personaggio, di non renderlo antipatico meno. Io ho parlato di Shooter Ezio non perché fosse antipatico, meno antipatico che uno youtuber che segue, molte volte mi sono trovato d'accordo. Però, ad esempio, ho voluto parlare della tematica feed. Ma se io parlo della tematica dei feed, cioè dico tu devi averli aperti perché è così, e poi ti argomento perché li devi tenere aperti, tu ce li hai chiusi, io aperti, ho la credibilità per parlarne. Ma se uno di questi youtuber sfigati, come succede nella live, accusa ad esempio Roberto Bonetti di essere un qualcuno che riesce solo a parlare degli altri youtuber, e tu 1 ora e mezza parli di Roberto Bonetti, non hai la credibilità per fare quello che fai. Ecco, mentre tutti gli altri youtuber che hanno preso YouTube come argomento e tentano di emulare il grandissimo, e Roberto Bonetti lo fanno perché magari sono interessati all'argomento, non provano altro, cioè vogliono veramente dialogare, questi lo fanno perché c'è un'antipatia. Questo Klaus Haber cosa aveva fatto? Ha fatto un video dove inquadrava un cavallo e diceva: ragazzi, 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 inquadrava un asino dove faceva cagnacci. Voleva dire che Bonetti è un cavallo, è forse pazzo come un cavallo e stupido come un asino, voleva dire questo. Ecco, questo non è una critica, questo non è un cannibalizzare il pubblico, questo è usare me nel titolo, ok? Me e qualcun altro nel titolo. Quello che tu usi nel titolo verrà a vederti il video probabilmente. Tu che parli di me, io sarò interessato a seguire quello che dici. Ma se non hai la credibilità e tu sei vuoto, non sai dire nulla, sai solo fare "oh ragazzi, ragazzi, cagnacci", oppure che tu ripeti a pappagallo la stessa cosa che io, se io adesso nel video dico "ciao a tutti i cagnacci", questo fa "ciao a tutti i cagnacci", pensando che siccome dice in modo stupido le stesse cose che ho detto anch'io, con tono stupido, le stesse cose che ho detto anch'io, io passerò per stupido. Non hanno capito che così non si costruiscono una loro credibilità e sono youtuber sfigati di YouTube. Perché? Sono spinti dall'astio personale a parlare di te, perché se uno mi muove una critica e dice: guarda, Limello, quello che dici tu è sbagliato perché è così, guarda, per me il tuo personaggio fa una merda perché ogni volta trovi la scusa per andare contro. Ci sono queste critiche argomentate, io eccepisco e ti posso anche rispondere, no? Quando tu mi argomenti, io posso sentire il tuo argomento e risponderti. Questo io non posso farlo con questo, ad esempio, Klaus Haber. Che prova a fare una parodietta su Cev, ci sono quelli bravi che mi hanno preso per il culo alla grande e l'hanno fatto bene, no? Che è divertente, sapendo che io non mi offendo per certe cose, mi hanno preso per il culo e va bene. Questo Klaus Haber semplicemente fa una specie di parodia. Poi si permette in un video, insieme ad altri, di dire: ma questi sono youtuber che parlano solo di altri youtuber, però loro stanno parlando di me, stanno parlando di un altro. E allora tu non hai la credibilità per dire che io non posso parlare di altri, perché tu parli di me? Sta zitto. Se tu pensi che questo sia un comportamento che non si deve tenere su YouTube, non averlo neanche tu. Non puoi darmi l'esempio su una cosa che stai facendo. E l'altro commentatore sfigato di YouTube è un commentatore sfigato che, ad esempio, non conosce le dinamiche di YouTube, non conosce neanche le proprie regole. Questo Mario Circello, a un certo punto, per fare polemica contro il buon Bonetti, dice:
Ha fatto un'intervista dove l'intervistatore ha dato dati falsi, che schifo, ecco come funzionano poi le cose, il complotto, perché sull'intervista c'era scritto Bonetti ha riaperto il canale, ad agosto e in soli 3 mesi ha raggiunto 6.000 iscritti. Questo commentatore è sfigato YouTube, ma attenzione, come commentatore, come persona sarà eccellente, potrebbe essere un imprenditore che fa, come proprio in termini di quello che fa su YouTube. Ha detto un'eresia, perché lui credeva, era convinto, e nei commenti potete vedere a meno che non l'ha cancellati, che Bonetti avesse riaperto il canale dopo averlo chiuso da come l'aveva lasciato, cioè lui aveva lasciato con 6.500 iscritti, ha riaperto il canale da 6.500 iscritti. Chi lo segue sa benissimo che non è così, allora ho detto, guarda, a parte che non è vero, però esiste uno strumento per guardare delle statistiche di YouTube se devi fare un discorso argomentato e con dati che si chiama Social Blade, il canale vecchio di Roberto Bonetti si chiama Roberto Bonetti. Quello nuovo di Roberto Bonetti si chiama Roberto Mister Bonetti. Metti su Social Blade, vai a vedere perché devi guardare l'URL, non il nome che vedi nel canale, e ti accorgerai che d'agosto è partito da 0 iscritti e piano piano li ha rifatti. Muto, silenzio, ha cambiato discorso, ha iniziato a dire, ma volevo intendere, no, perché si capisce chiaramente che lui riteneva che partisse da zero. Ora, perché parli di YouTube? Perché parlate per 3 ore? Non so se tutte le 3 ore avete parlato di YouTube e di personaggi di YouTube, ma perché parlate di YouTube se non le sapete le cose? Quando io parlo con cognizione di caso, io sono grandissimo, informo, prendo dati, vado ad analizzare, sento anche le campane contrarie, vedo un attimo che cosa si è detto nei commenti per capire, anche magari un personaggio che non conosco bene, mi vedo altri video, vedo nei commenti come reagiscono i suoi fan, cerco di capire se lo prendono in giro, come è successo ad esempio per un video. C'è uno che si simula di Casa Pound dove parla dei froci, dice: A me i froci non mi stanno sul cazzo, cioè se tu te lo vuoi buttare nel culo con un altro. Mi Era una palese parodia, non ero certissimo perché non si sa mai. Ho controllato un attimo i commenti, ho visto gli altri suoi video e ho capito il personaggio, non ho giudicato in base a quello lì. E un altro di questi, ieri sera, mi è capitato di entrare in una live con Christian Maffei. E le maffiate di Maffei, che in un video aveva fatto: adesso io metto a blog così non guadagno gli youtuber, come se fosse un dispetto da tra bambini. Ora, a parte che ci sarebbero delle dinamiche da spiegare che non starò qui a spiegare, ma gente che non capisce. Io ho detto: ma perché hai fatto il dispettuccio da bambino? Cioè, a te che te ne viene? No, perché questa corsa alla partnership mi dà fastidio, abbassa la qualità. Ma quale corsa alla partnership? Ma parli di YouTube che non sai nulla di YouTube? Quale corsa alla partnership? Che oggi la partnership la può prendere anche chi ha 0 iscritti. Se voi avete 0 iscritti, non avete caricato un solo video sul vostro canale, potete prendere la partnership di YouTube. Bratelli, cosa dici? No, cosa? Ma è possibile? È possibile. Certo, si guadagna di meno rispetto a stare sotto network, per una serie di questioni che il network fa raccolta pubblicitaria personale, quindi si guadagna di meno, però c'è delle cose. Di che cazzo parlate? Questo è il commentatore sfigato di YouTube, quello che senza sapere nulla e contraddicendosi e senza essere credibile parla di YouTube e dei suoi personaggi. Affidatevi solo alla critica di qualità, affidatevi solo al grandissimo dell'email. Ah! Ta-da-da-da! È arrivato il cavalletto. Tenti che vi faccio una cosa, adesso il power up!